innanzitutto vorrei veramente farvi un applauso. Fatevelo perché ve lo faccio con tutto il cuore. Ve lo faccio con tutto il cuore perché in questi giorni ho veramente visto cittadini consapevoli, una cosa che non era mai successa probabilmente nella storia di questo paese. Avete capito in molti subito, nonostante le menzogne delle televisioni e nonostante le menzogne dei giornali di regime, avete capito che era una crisi fasulla, avete capito che era una crisi privata, perché questo è stato, una crisi privata di 126 persone che hanno deciso di fare cambiare leader, premier, presidente del consiglio, chissà per quali giochi oscuri, perché poi c'è sempre una domanda che bisogna porsi: perché sta succedendo tutto questo? Perché Renzi si sta suicidando politicamente in questa maniera? Ce lo siamo chiesti tutti quanti. Perché Letta, che fino a mercoledì presenta Progetto Italia, all'improvviso accetta di dare le proprie dimissioni? E non ci dovrebbe essere forse un regista dietro tutto questo? Allora noi abbiamo già avuto, l'ha detto ieri Berlusconi, non è successo niente, un colpo di Stato. Quando l'ha detto Beppe Grillo c'è stata la sollevazione popolare. Allora, secondo me c'è stato un colpo di Stato strisciante ed è stato con Monti. Allora, il rapporto debito-PIL è aumentato di 7 punti percentuali in un anno. Monti, che ci doveva salvare dalla crisi, ci ha massacrato. Adesso di quanti punti? Adesso di quanti punti percentuali aumenterà il PIL, signori? Perché il PIL, il rapporto debito-PIL? Perché noi dobbiamo guardare i numeri, perché i numeri non mentono. Perché hanno messo Renzi e subito dopo ci dicono che Cottarelli taglierà la spesa pubblica di 13,5 miliardi, che già è una delle spese pubbliche più contenute di tutta l'Europa? Il problema è la spesa pubblica oppure come si portano i soldi nei paradisi fiscali? Qual è il vero problema di questo paese? Perché l'unica cosa che non si fa da quando questi signori sono in Parlamento è combattere contro il conflitto di interessi? Perché l'unica cosa che non si fa è combattere contro la corruzione? Signori, io mi occupo di sanità. Nella sanità c'è una voragine di corruzione che non ha confini, non ha confini. Ogni giorno c'è un signore che si è pappato fior di miliardi e io che sono andata nelle carceri, perché ho fatto anche questo, non ho visto neanche un colletto bianco, ho visto ragazzi disperati, persone cresciute ai margini della società, persone che non avevano neanche imparato a parlare l'italiano. Questo ho visto nelle carceri, occhi che chiedevano aiuto, giovani che sono finiti nel baratro della droga, della delinquenza. Questo è questo Stato che abbandona i deboli, che coltiva, che arricchisce chi non ha bisogno, perché questa gente... arricchisce in maniera smisurata, che si arricchisce in maniera smodata, che si arricchisce in maniera patologica, ma di tutti questi soldi, ma mio Dio, qualcuno me lo dice, cosa ci fanno con tutti questi soldi? Ma cosa ci fanno? Io, guardate, non lo capisco, perché posso capire il benessere comune, ok, il bene di lusso, ma qui siamo alla follia, gente con yacht di 400 metri, io non voglio demonizzare il lusso, però questo non può avvenire mentre c'è gente che muore di fame in mezzo alla strada, mentre ci sono giovani di 20 anni che si suicidano. Cioè, ci vuole nella politica, ci vuole l'etica, noi lo diciamo da sempre, è la base di tutto, ragazzi, senza quello, e voi ce l'avete, perché se no non sareste qua, non sareste qua altrimenti. Allora, vorrei dire un'altra cosa: oggi c'erano queste famose consultazioni. Veniamo accusati di non rispettare le istituzioni, non c'è ovviamente accusa più stupida e più subdola di quella che ci viene fatta. Noi abbiamo dimostrato con le azioni che siamo i primi a rispettare le regole. Allora, hanno creato una crisi di governo extraparlamentare. Le regole avrebbero voluto che questa crisi venisse parlamentarizzata, così si dice, non è che la diciamo noi, è la Costituzione. Allora, loro hanno violato le regole e le possono violare. Noi, secondo loro, invece dobbiamo stare alle loro regole violate. No, allora o le regole sono uguali per tutti e le rispettiamo tutti nella stessa maniera, o se no le regole non sono uguali per nessuno, signori. Perché ora a me la fa la passerella, lì, con un Presidente della Repubblica che
personalmente non mi rappresenta, perché io non mi sento rappresentata. Che se fossi stata io il Presidente della Repubblica le avrei pubblicate sulle pareti di casa mia, perché se non c'era niente da nascondere le pubblichi e le rendi visibili e leggibili a tutti. E per questo e per mille altre cose noi oggi cosa dovevamo andare a fare là? Hanno creato una crisi finta di governo, hanno messo questo sindaco di Firenze che sinceramente io non so, a parte quattro battute e quattro slogan, cosa stia portando avanti, sinceramente non lo so. Andavamo insieme al pregiudicato Berlusconi per fare che cosa? Per fare una passerella. Allora le consultazioni le facciamo con voi. Il potere di ciascuno di voi, di ciascuno di noi messo insieme è enorme. Quindi io da cittadino a un certo punto mi sono resa conto che potevo e dovevo fare qualcosa. Perché c'è un concetto importante, che è questo, no, non mi ricordo a chi l'ho preso, comunque dice questo: chi ha maggiore prudenza la adoperi. Significa che se ciascuno di noi ha capito, è arrivato, ha acquisito una consapevolezza, deve farne un patrimonio di questa consapevolezza. Non tutti ce la fanno per un problema culturale, per un problema di vita, per qualunque sia problema. Allora noi dobbiamo tendere la mano a chi non ha quella consapevolezza, spiegare e combattere e andare fino in fondo. Qualcuno di noi si sacrificherà di più, qualcuno di noi ci metterà qualcosa di più. Pazienza, ragazzi, è la vita. Ma adesso nella vita ci sono delle cose che vale veramente la pena fare e per le quali vale veramente la pena combattere, e nessuno ci può impedire di sognare il mondo e la vita che vorremmo avere. Nessuno. Quindi ragazzi, sogniamo insieme un mondo bellissimo, perché non ce lo può levare nessuno, neanche loro.